cibo ed è proibita ai Nazirei, che era quella figura particolare, insomma, gente che lavorava a tempo determinato direttamente per lui per compiere delle missioni speciali. Quindi quella bevanda lì inebriante era per lui e proibita agli altri. Quel grasso lì, Levitico 7, chiunque mangerà il grasso di animali che si possono offrire in sacrificio in onore di Yahweh sarà eliminato dal suo popolo. Cioè quel grasso lì, che è lenitivo per me, è mio, e se beccate qualcuno che lo usa lo ammazzate. Quella bevanda inebriante lì, i sacerdoti, i nazirei non la possono bere. Veniamo alla Adamo ed Eva. Allora, vedete? Versetto 7-5, 25. Adamo ed Eva. Adamo ed Eva. Allora, per semplificare. Perché chiunque mangerà il grasso. Ok? È bello leggere le Bibbie così a caso, no? Perché uno ha la conferma del fatto che le cose sono già tutte scritte lì, non c'è bisogno di inventare nulla. Sono gli altri che devono inventare. E arrampicarsi sugli specchi insaponati di qui sotto. Bere birra. E bere. Allora, gli Elohim dicono facciamo l'Adam. Tra l'altro, verbo al plurale, il che, se fosse vera la regola del professor Valla, vuol dire che a fare l'Adam sono stati gli idoletti di pietra. Chiaro. Quindi, allora, facciamo l'Adam. Fanno l'Adam, dice la Bibbia, utilizzando lo Tselem. Lo Tselem, dizionari di ebraico, aramaico, biblici curati dai rabbini, significa quel quid di materiale che contiene l'immagine e che, derivando dal verbo tzalam, significa che è stato tagliato fuori. In questo libro qui io ho cominciato a pubblicare, sono 3-4 pagine, una piccola parte, uno straccio del lavoro di un biologo molecolare, che è un ricercatore associato del King's College London, che sta scrivendo un libro che si intitola Adam. Con lui sono in rapporto epistolare da quasi 2 anni. Lui lavora con un gruppo di genetisti e lui mi dice che certo è che se fossero vere le ipotesi che lei fa su base biblica, la genetica troverebbe risposta ad una serie di domande che in questo momento risposta non hanno. E lui sta scrivendo questo libro nel quale indicherà con una tabella, mi ha scritto, i passi di ingegneria genetica che gli Elohim hanno compiuto, possono aver compiuto, per passare alla fabbricazione del Sapiens. E dice di quei passi lì segnalerò anche gli ultimi 2 che noi sappiamo che si possono fare ma che non abbiamo ancora la tecnologia per fare. E quindi c'è una parte della scienza ufficiale che sta aprendo la mente a delle ipotesi. Ci sono, mi disse lui, dei genetisti che gli danno le informazioni e gli dicono però vai avanti tu, a noi viene da ridere. Nel senso che è difficile metterci la faccia, io lo capisco molto bene cosa significa metterci la faccia. E quindi soprattutto poi per uno che lavora dentro quei centri di ricerca lì, però comunque ha deciso di farlo, lo sta facendo. Lì ho cominciato a raccontare delle cose su certe parti dei nostri cromosomi che non sono spiegabili in termini evoluzionistici, per cui i genetisti si chiedono da dove arrivano quei pezzi lì, visto che le scimmiette non ce l'hanno e quindi non ci arrivano da loro, chi ce li ha messi, e eccetera eccetera. Poi siccome io ipotizzo che Adamo ed Eva siano da collocare intorno al 4500 avanti Cristo, quindi una roba recentissima, perché non sono i progenitori dell'umanità ma sono i capostipiti di una razza particolare che loro si sono fatti per loro. Sì, esatto. Dovrei di nuovo far spegnere, lasciamo stare. Allora, che loro si sono fatti per me. Hanno scritto che sono un antisemita. Allora, che loro si sono fatti per loro. Quindi fanno la Dam con quella roba lì. La genetica sta cominciando a prendere in considerazione che lì siano stati fatti degli interventi di ingegneria genetica, ma anche l'esegesi ebraica, che è durissima nei miei confronti, sui siti che si chiamano Consulenza Ebraica, Confutazio, Forum Biblico, eccetera, eccetera, gli esegeti ebrei scrivono che la Bibbia parli di ingegneria, questo è tutto rivolto a me,
Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Da sempre. Allora io dico diciamolo, se non sapete da sempre. Diciamolo apertamente. Su varie cose Mauro Bilino ha ragione. La Bibbia, come gli afferma, non è un libro di religione. Poi parla degli angeli. Ricordatemi degli angeli, vi dico due cose sulle fanciulle con i capelli lunghi. Di Tertulliano, eccetera. Allora, fanno la Dama, rimaniamo alla Dama. Poi la Bibbia dice che l'Elohim prese la Dama e lo pose in Gan Eden. Gan Eden è quello che noi conosciamo come il paradiso terrestre. Quindi vuol dire che non l'hanno fatto lì dentro, l'hanno fatto da un'altra parte. Poi prendono il maschio, solo il maschio, e se lo mettono nel loro laboratorio, dove loro coltivavano e allevavano ogni tipo di vegetale e animali che ovviamente, siccome sono individui, erano individui in carne ed ossa, dovevano mangiare e bere, e quindi ovviamente si preoccupavano di avere, cioè di prodursi il cibo. Mettono l'Adamo. Poi la Bibbia dice che dopo del tempo si sono accorti che per l'Adam la compagnia degli animali non era sufficiente e allora gli fanno la femmina. Bontà loro. E com'è che gli fanno la femmina? Dice che inducono nell'Adam un sonno profondissimo. Non sto a leggerlo perché così sintetizziamo. Inducono nell'Adam un sonno profondissimo. Gli prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, quella che viene tradotta come costola, che significa però parte laterale ricurva. Richiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. Il tipo di operazione fatto e quindi la provenienza della femmina potrebbe spiegare il fatto che i due fossero sterili. No? Un po' come per dire il mulo, cosa ne sapete, no? Ci sono le specie. Tant'è che era ovvio che avendo messo soltanto il maschio, il problema della riproduzione dentro quel laboratorio non c'era e non ci doveva essere, perché a loro non interessava che si riproducessero quelli lì dentro. Però qualcuno di loro, degli Elohim, invece aveva deciso che a questi bisognava dare anche l'autosufficienza da questo punto di vista, ed è il famoso serpente che interviene su Eva. Allora, nel libro dei Proverbi si parla di un'adultera e si dice che l'adultera mangia il frutto, poi si sciacqua la bocca e dice non ho fatto nulla di male. Poi si dice che il maschio che va con l'adultera prima o poi vomiterà il frutto che ha mangiato, cioè, come dire, rifiuterà il fatto di essere stato con l'adultera. Quindi mangiare il frutto significa compiere l'atto sessuale. Mangiare il frutto e non la mela. La mela è un'altra invenzione che deriva dal fatto che in latino, siccome si parla del cosiddetto albero della conoscenza del bene e del male, in latino male è malum e malum significa anche melo, quindi è venuta fuori la mela, ma non c'entra niente. Eva mangia il frutto, che è il modo per dire compie l'atto sessuale, però c'è scritto Eva mangiò il frutto e poi ne diede da mangiare ad Adamo. E viene da dire, ma porca Eva, il primo frutto è qui. Il primo frutto l'ha mangiato con un altro. Cioè ha imparato a mangiare il frutto con un altro e poi l'ha insegnato ad Adamo. Quindi grazie a fanciulla che ci avete insegnato a mangiare il frutto. Cioè qualcuno ha spiegato e ha fatto mangiare il frutto ad Eva e poi lei ha detto ad Adamo vieni qui che ti spiego di cos'è. Ecco, questa è un'altra cosa che non viene mai sottolineata, ma che nella Bibbia invece è chiarissima. Nella Bibbia che abbiamo in casa, Nella Bibbia che abbiamo in casa. E quindi, tant'è che poi quando nasce Caino,
che è il suo primo figlio, lei dice che l'ha avuto grazie all'Elohim. Quindi il primo frutto, c'è stato un Elohim che l'ha insegnato a mangiarlo, e magari Caino potrebbe essere il frutto di quel primo lì. Poi dopo invece Abele è sicuramente figlio. Diciamo che da ciò che si legge nella Bibbia si potrebbe ipotizzare appunto che il primo figlio sia stato fatto, anzi no, lei lo dice proprio grazie all'aiuto dell'Elohim. E quindi però appunto grazie all'aiuto può voler dire tante cose, ovviamente, è chiaro. No, anche da lì, ecco perché dice che Caino, quando fanno chiama Abele, lo fa perché il suo sacrificio non è ben visto dal Signore. Dagli Elohim, sì. Perché lui dice, sono tuo figlio e non mi hai riconosciuto. C'è un'altra spiegazione anche. Caino che cosa offriva agli Elohim? Il vegetale. E Abele che cosa offriva agli la Elohim? La carne. E che cosa volevano gli Elohim? La carne. Abele gli faceva annusare il grasso bruciato, Caino gli faceva bruciare i cetrioli. Quindi anche lì ci sarebbe un altro legame. Tra l'altro, quando Caino uccide Abele e viene cacciato, lui dice, ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ora, è ovvio che questo chiunque, no? Perché altrimenti c'era Adamo ed Eva, lui era bene, Abele era già morto, fuori che c'era nessuno, e c'era pieno di gente. Ma perché lui aveva paura di quella gente che era lì fuori? Che con ogni probabilità erano dei sapiens, perché Adamo, cioè gli Adam sono stati presi dal sapiens e poi probabilmente ulteriormente modificati, ma quelli che erano lì dentro erano, come dire, acculturati, quelli che erano fuori erano dei barbari, e quindi è chiaro che Caino aveva il terrore di trovarsi in mezzo a dei, un po' come noi avremmo il terrore di essere catapultati in mezzo a una tribù o in Amazzonia o in Papua Nuova Guinea, che diciamo, quelli appena mi vedono mi sgozzano. Esattamente la stessa cosa che ha detto Caino. Poi invece ha avuto fortuna, e tra l'altro però la cosa bella che appunto trova mogli e costruisce città, e poi nella sua discendenza si dice che c'erano quelli che conoscevano di musica, di scienza delle costruzioni, di quelli che conoscevano l'allevamento, l'agricoltura, e tutte queste cose qui da chi l'avevano imparato? L'avevano imparate dal fatto che loro per moltissimo tempo hanno lavorato dentro il laboratorio degli Elohim, e quindi questi sapevano un sacco di cose che quelli fuori non conoscevano. Tra l'altro, se noi collochiamo Adamo ed Eva intorno al 4500, appunto, 4500-4000 avanti Cristo, per una serie di motivi, eccetera, ma adesso non ha importanza, tanto facciamo finta sempre quando parliamo della Bibbia, l'antropologia e l'archeologia ci dice che nel 4 secolo avanti Cristo, quindi subito dopo, insomma pochi secoli dopo, compare lì, perché il Gan Eden va con ogni probabilità collocato più o meno nell'attuale Azerbaigian, quindi a ovest del Mar Caspio, dove ci sono i laghi Urmi e Van, dove si stanno trovando un sacco di ci sono un sacco di ritrovamenti a partire da Göbekli Tepe in poi, insomma ci sono veramente cose fantastiche che stanno venendo fuori di lì a testimonianza del fatto che lì c'era una civiltà potentissima. E lì, in quel territorio lì, compare una civiltà completamente formata, che non ha storia, non ha evoluzione, cioè compaiono sulla scena della storia con conoscenze, conoscono la scrittura, la matematica, l'agricoltura, l'astronomia, sanno costruire città. Allora noi abbiamo un gruppo fortemente acculturato che viene allontanato dal posto dove stava, e l'archeologia e l'antropologia ci dicono che viene fuori, compare improvvisamente una civiltà completamente informata che non si sa da dove arriva. E se facciamo finta e mettiamo assieme le due cose? Sarebbero i Sumeri, finisco. E questa civiltà non ha prevalso? Sono loro. Non è che ha prevalso, sono loro.